Eccoci qua, benvenuti, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Stasera siamo un po' rimaneggiati, non c'è Salvo che è a lavoro ma ci segue, e quindi farò io da presentatore, sperando di essere all'altezza di Salvo, che è molto più sciolto con la parlantina rispetto a me. Allora, io direi facciamo partire subito la sigla se la trovo. Un attimo, perché qua Cominciamo bene, infatti, dai. cominciamo È bene. bello della diretta, dai, va No, no, bene. no, ci sono, eccola qua. Vediamo. Era Sigla. partita. Sì, eccoci, benvenuti a tutti. Allora, ricordiamo che abbiamo creato la nuova pagina di Manga TV, quindi andate a mettere il segui, il mi piace, così poi sposteremo tutte le rubriche, le sposteremo di là. Questo si parlerà Esatto. tra qualche mese. Dani, Sì. vuoi ricordare la promozione? Assolutamente la promozione tra Manga TV e Multiplayer Club Ciao Palermo, Mauro. cioè Ciao ragazzi. una bonus di sconto del 10% su figure e manga che aumenta al 15% se si fa una spesa di almeno 50 euro. Esatto, perfetto. Ciao Mauro. Salutiamo tutti quelli che ci seguono. Ricordiamo che stasera si parla di Naruto Anime. Yes. E niente, iniziamo con la live. Partiamo dall'inizio, direi, Giovine. da Naruto giovine. Quindi, a voi le impressioni sulla prima serie, quando l'avete vista all'epoca? Allora, sì, ma Io comincio io, visto praticamente che... penso di aver visto Mai, scusa. solo la prima serie. No, no, vai, 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 Filippo. Filippo. No, vabbè, anche io dico poco sulla serie. Cioè, la stata prima serie, cioè, è un buon adattamento anche quello, nutre anche quello di come per la Shippuden, che poi parlerò dopo, purtroppo di tanti, ma tanti episodi filler. Si parla super. Sì, no, La io ho prima fatto. serie, sì, eh. Sì, ma non solo la prima serie, anche la seconda. Ah, La beh, seconda sì. ne ha il triplo. Se ti dico il numero, ne ha il triplo la Ah, seconda sai, serie. i numeri? Dai i numeri, Filippo, se li sai. Allora, su 220 puntate, che è la prima serie, 90 sono filler. Porca Ecco. troia. Non posso Un neanche quarto di parlare. serie è filler, solo della prima serie, eh. Solo della prima La seconda, serie. no, la seconda te lo dico dopo, ti voglio lasciare con la sorpresa. Con la suspense. Quando si parla di Tutti! Shippuden, sì. Tutti! No, lì guarda, dopo ti vengono capelli bianchi anche a te, te ne vengono ancora di più. Christian già ce li ha tutti A me gli altri. io li ho persi perché. Io sto cominciando, quindi devo stare attento. Quindi Ne dilla sono piano, veramente, Filippo. veramente tanti, tutti quei filler lì per la prima serie. Praticamente è quasi un quarto di serie, cioè sono serviti sia per ampliare, ma tanti sono anche i classici, dei capponi che servono, tipo Boris, lo spiegone, ecco. Ma poi comunque dei soliti filler, no, li facevano per andare a riempire qualche magari lacuna perché il manga era ancora indietro. Invece su Naruto il manga era già un bel pezzo avanti quando sono uscito, quando, almeno in Italia, quando è uscito l'anime. Io mi In Italia è ricordo uscito nel 2000. nel 2000 e passa, Il manga quindi sì.
No, l'anime. molto prima. L'anime perché è iniziato nel 2002 in Giappone, quindi da noi nel 2005 mi sembra, non me lo ricordo l'ora di preciso. Adesso guardiamo. 2000, Ragazzi, no, 2003. No, c'è da aspetta, ho dire che però sbagliato. questa cosa dei filler è una cosa ovviamente abusata in tutti gli anime. Dico, se per esempio abbiamo One Sì, Piece, figurati. tipo tutta la saga di Sì, Super Chopper e sicuramente. tutte queste altre stronzate, magari si potevano anche evitare Sì, fondamentalmente, no, però quello è purtroppo. voglia. Quello è sempre, c'è Purtroppo. sempre stato. Allora, 5 settembre 2006. In Quando è Italia. iniziato in Italia, Quando è ok. iniziato in Italia. Anime. L'anime, Io sì. posso dirvi che la mia esperienza con l'anime, per esempio, è iniziata tardi, perché quando ho iniziato a vedere Naruto, appunto a vedere tutte le facce stupide che faceva Naruto tutto il tempo, mi infastidiva e quindi Ah, ma è uguale. non riuscivo a seguirlo, non riuscivo a seguirlo proprio per niente, mi causava proprio rabbia, orrore e ribrezzo. Poi invece, successivamente, infatti io ho fatto che sono partito dopo, che già stavo cominciando lo Shippuden, e allora quando ho cominciato che dovevo vedere lo Shippuden, ho detto non posso guardarlo da qua, devo ritornare indietro. E ho visto la serie, appunto la prima serie di Naruto, e l'ho apprezzata ovviamente. Però ecco... Pensa che io avevo il mio amico che aveva comprato i DVD in fumetteria in Giappo con i sottotitoli. Ed erano i primi, cioè, non ero ancora abituato a guardare roba subbata così. Mi fa, oh, guarda Naruto, strabello, strabello, guarda, guarda. Ho guardato la prima serie fino all'esame Dei dei Chunin? Chunin. E comunque tutto sto clamore non c'è, boh, non mi aveva preso così tanto come anime. Anche perché poi Naruto era proprio un classico sfigato che non No, riusciva a fare all'inizio anch'io, niente. sinceramente, vedevo, ok, tranquillo. Dopo invece poi la cosa ha No, preso no, più. no, 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 poi parliamo di... Ma già guarda che comunque anche con l'arrivo di Orochimaru durante il Ma già. torneo... Già da metà del torneo, secondo me, dei Sì, Chunin lo inizia scontro di. con Gaara è un bellissimo scontro, eccetera, eccetera. Dico, quindi si comincia a Ecco, sì, svegliare. già dagli scontri, non nell'arena, ma diciamo nell'arena sotterranea, dove c'è Rock Lee che poi le prende da Gaara, gli spezza il braccio e la gamba. Già quegli scontri lì erano fighi. E già da lì prende un'impronta un po' più seria e va via bene. Io quelli me li ero spoilerati con gli storici AMV che c'erano al tempo, con la musica Ah, dei Linkin Park, per esempio, sotto. Me l'avrò sì, vista 70.000 anche quelli. che giravano sui cellulari via Bellissimi. Bluetooth. Ah, Che ricordi. dopo l'ultima live che abbiamo avuto, che appunto parlavamo del manga, eccetera, eccetera, mi è venuta la cosa di andarmi a vedere lo scontro con Madara. Quando resuscitano Madara, e Madara comincia lo scontro contro tutti, contro Ah, tutti. quando Madara parte, vai e massacra tutto Sì, l'esercito? ragazzi, ma veramente è una cosa inguardabile, cioè, nel senso è come vedere un pugno con le formiche, cioè, Sì, esatto, cioè, è troppo forte. è esageratamente È forte. esageratamente forte. Infatti, si è dovuto inventare Indra e l'altra storia lì per pareggiare il conto. Distrugge tutto, passa e vedi volare ninja, cioè dovunque, ammazza quanti cavolo erano? 1.000, lui ne ammazza 800 praticamente. Considera che era un esercito di 10 nazioni, 20 nazioni. E nessuno lo tocca, nessuno che gli fa un graffio, no? Non prende un pugno. Questo No. non prende Ma un che pugno. non c'è nessuno, neanche Naruto in versione volpe. Non c'è nessuno che riesce a toccare Madara. Sono stupiti quando li lancia il primo meteorite e lo riescono a bloccare con lo riescono a bloccare con Gaara e l'altro che è il Kase, no, il Kasekage. Gara il Sì, è il Kasekage. Kasekage. E riescono a bloccare sto pietrone e successivamente gli lancia un altro così dal nulla, pop, e ammazza uno dei veramente io sono rimasto male. Così è Arriviamo, ci veramente. arriviamo.
così veramente Torniamo esagerato. alla prima serie. Scontri significativi. Vabbè, Vabbè, gli questo scontri sicuro. significativi sono sicuramente tutti quelli che affrontano i ragazzi nel torneo, perché da lì si vede effettivamente già una prima crescita dei personaggi, oltre che a scoprire ovviamente alcune caratteristiche dei personaggi, tipo appunto Naruto stesso come Rock Lee, che Rock Lee è un personaggio pazzesco. Top. Rock Lee è un bel personaggio. Pazzesco. Prova a combattere Rock Lee. contro, come si chiama, il tipo delle ossa? Quello dei quattro ninja, aspetta. Shinimaru. Quello che tira fuori le ossa dalle costole. Dei cinque ninja del suono. I nomi proprio io zero, me li ricordo. Shinimaru. Shinimaru, se non mi ricordo male, eh sì. Sì, Kimimaru, quello con le ossa. Kimimaru, Kimimaru, che fa la sì. tecnica dell'ubriaco lì, figo, Deve veramente stare figo. stupendo, veramente. Ma lo stesso Neji, che all'inizio è un arrogante del cavolo, non so dire parole. Però ti fa capire anche perché. Ti fa Però sì, capire anche esatto, perché. però esatto, ti fa capire anche il perché. Sì. Inata stessa, anche lei ottimo personaggio, che la vedi lì, sembra stupidina, Ma anche lo fragile. stesso Shikamaru, Ino, Choshi. Però vedi Shikamaru si capisce che c'ha gli Sì, però hai attributi. capito, all'inizio sono tutti personaggi secondari, no? Poi si sviluppano ma anche quello tipo degli insetti cioè, è caratterizzato bene. Come si chiama? Quello. Shino. 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 Shino, ma anche gli stessi Jonin che arrivano, quello del fulmine e l'altro, adesso non me li ricordo i nomi, Ragazzi, parliamo di arrivano. 20 fa a ricordarmi tutti i nomi di No, quelli. Sono, non è che ci sono tre ninja, ce ne sono 15 miliardi. esatto. Però anche tutti i personaggi, anche tutti i ninja secondari che fanno vedere, comunque sono tutti caratteri. Cioè, lo stesso Sì, Kabuto, sì, sì. che all'inizio lo vedi due volte, e poi cazzo diventa un fulcro della storia. No, sai, ora ripensavo una cosa, ricordati tutti i nomi. Sai, a me mi riesci a ricordarmi più volentieri. Cioè, riconosco tutti i nomi di One Piece che di Naruto. Perché ti Non so piace come One fa. Piece? Sì, No, a parte quello. Ma proprio, cioè, mi ricordo anche backstory, storia, tutto, di tutti i personaggi. ma perché ti piace One Naruto. Piece? È come per dire Dragon Ball, io ho i nomi di Ma draghi. perché One Piece sta andando ancora avanti? No, Ma sì, no, non è vabbè, solo vero, ma questo. non è Dico, solo quello. si vede che lui è molto appassionato a quell'anime, quindi dico, infatti la Ci notizia di Usopp sta, che muore, ragazzi, l'ha stroncato. purtroppo qualcuno deve morire. Usopp purtroppo ci lascia. Asop. Sì, va bene. Io ve l'ho detto in chat qual è il vero scontro finale. L'ho già detto. Ormai Sì, ma guarda che quando Angeloni parla di personaggi che piacciono a te non è perché sono forti. Ciao, che dice questo maestro Guy. Maestro Gai, maestro Scritto con la Gai. Y te l'avrebbe detto Marco Re, Mauro Re, chi è? Marco Allora, Angeloni. il maestro più figo della prima stagione, secondo voi? Jiraiya. Ah, Cioè. vabbè, sì. Prima Della prima stagione. No, io Jiraiya di... fino all'inizio dello Io girai, Shippuden. esatto, io girai lo vedo un continuum, diciamo. Forse ecco uno di quelli che proprio vedi però nella prima stagione si blocca. Il maestro Gai è grazioso come idea, però anche il terzo Kage non è male, ragazzi. A me piace Asuma oltre a Jiraiya, ovviamente. Sì, vabbè. No, Jiraiya io già lo vedo nella seconda. Perché Sì, arriva verso la fine della prima, insegna a Naruto due o tre cose, poi riappare in Shippuden. sì. Però Asuma, secondo me, è un personaggio veramente figo. Sì, anche lui interessante.
Poi dico, sarebbe banale dire Kakashi, perché comunque Kakashi. Kakashi. Sì, beh, Bello. Kakashi è figo dall'inizio proprio, cioè, proprio te lo presentano come cazzo il ninja copiatore, mille Poi tecniche, infatti te poi lo usa vedi sempre che mille falchi le proprio. altre serie hanno copiato Kakashi, quello di Jujutsu Kaisen è Kakashi uguale, è lui, cioè per Quello caso. con gli occhi coperti? Sì, ora Gojo. mi sfugge il nome. Gojo, Sì, Gojo. Gojo è Kakashi. Il team 7 proprio ha ricreato i vari team nelle varie serie passate, non future, scusate. Appunto in Jujutsu Kaisen o in Chainsaw Man anche. Il gruppo di Coso, di Bello. Denji, Power e cose, e Aku, sono loro Non tre esiste sempre. più. Sì, Dura vero. poco quel gruppo. Dura molto poco. Lo so, però dai. Dura molto Però vabbè, ripreso a comunque. leggerlo finalmente. Ma io devo dire che purtroppo sull'anime in realtà c'è poco da dire, perché io ho visto la prima stagione quando è uscita su Italia 1, poi avevo già, tra virgolette, divorato il manga, e sono andato avanti solo col manga, appunto. E il primo film, basta, già mi aveva distrutto, non ho resistito. Ho capito l'odio dei giapponesi per la serie di Asgard, quando ho Vero, visto il primo film. per Però come aspetta, correvano, porca almeno la saga di Asgard, diciamo, era strutturata molto molto bene, mentre i filler in Naruto decisamente. sono veramente esagerati, ragazzi, sono veramente alcune cose sono anche inutili, certo. Ah, Sì, no, quello è ma proprio li vero. percepisci Ma quasi inutili. tutte sono inutili dello Shippuden. Ora te l'ho detto, ora ci sarà arriva, ti devo quanti sono. Io voglio Guarda, sapere il ci sono rimasta personaggio male io. preferito di Marco Angeloni, se ce lo scrive cordialmente. Grazie Marco, scrivi. Che disegna all'inizio mi stava un po' su, tra virgolette, così, perché poi non avevo capito. L'ho visto molto ambiguo come personaggio, nel senso E che sembra. secondo te perché Mauro, cioè Angeloni, ti ha detto, sai, Cavolo. perché è molto ambiguo. No, però ambiguo nel senso nemico, amico-nemico, tra virgolette. Mentre, Sì. visto che comunque ancora nella prima serie appare anche la Katsuki, personaggio a parte Itachi, lo escludiamo, che vi è piaciuto di più? Di Alba, C'è dici? quello C'è quello dell'Alba. con la spada dello squalo che è carino. Kisame. È carino. E poi comunque quello con i cinque cuori, ragazzi. E Kakuzo Kakuzu, quello sì. Kakuzu. Quello era veramente Kakuzo figo. Sì. è. Anche lo scontro tra lui e. Allora, gli scontri più belli tra Alba e i protagonisti. A parte Pain contro Sì, Naruto, no, perché no, vabbè. a parte Pain, quelli, diciamo, quelli secondari. Vabbè, Shikamaru con l'immortale, ragazzi. Sì. Shikamaru con l'immortale. Quello è stata Lo Zeidan, come si chiama? prende in giro Zeidan. tutto il tempo, se lo studia tutto il tempo fino a quando non fa quello che dice lui e lo frega. Cioè. No, è veramente spettacolo. Lì è veramente lo scontro più bello in assoluto. Quello e dopo quello tra Naruto e Kakuzu. Kakuzu. Perché Ma quello quello lì. con il quello che lavorava l'argilla con le bombe, Dei Dara. E insomma, quello. lui mi è sempre quel, stato antipatico come personaggio, sì, sinceramente. pure Mio, a perdonami. me, uno di quelli che ti sta qui e non scende mai. È stato bello anche quello con Sasori, ma non così Questo tanto. sì, questo Anche, ma sicuro è non così grazioso. tanto come quello con Shikamaru. Cioè, quello lì è veramente, veramente bello. Sì, Quello è studia. anche significativo, E poi veramente. bravo, bravo, poi è Esatto, molto bravo Filippo. significativo. Cioè, anche quando vedi Shikamaru che si mette la sigaretta in bocca, se Che si accende la l'accende sigaretta, e poi gli si mette butta. Gli il butta gilet lo del zippo così, lo maestro. fa saltare in aria. È spettacolare, cazzo, veramente bello. Quello è veramente. Veramente, Vabbè, io veramente bello. visto tanto stiamo parlando di Shippuden, io direi
Ormai lo direi, affrontiamo Vai, l'elefante vai. nella stanza. Dai. Dite un numero, dai. Dai. Provate. Quante sono le puntate? Allora, le puntate sono 500 pari pari di Shippuden. 500, io Almeno dico 300 filler, Dio ragazzi. 280. Mauro? Dai, io 260. Ci sei andato più vicino a te. 205 episodi filler. Porca 205 205. 500, su 500 puntate. È quasi la metà. Cioè, è Quasi la quasi metà, la metà. niente, 300, servivano Mamma solo mia. 300 puntate, ne hanno fatte 205. E in Italia ancora non è finito. Non è ancora finito Ma non l'anime. finirà mai, infatti non finirà mai in Italia, cioè Però non è ragazzi, finito siamo... doppiato? No, No, ancora non no, è no. finito doppiato. Non è. E Vabbè. vanno a blocchi. Oddio, vabbè, è come Sì, One Piece che vabbè. ora devono fare la seconda Quando parte si di sono Dressrosa, bloccati, però... One Piece sono a Dressrosa, no? La seconda parte deve fare, riparte a settembre. Vabbè, One Piece. Dovrebbe ripartire anche Naruto, ma non si sa ancora. E dovrebbe essere Direi l'ultima a parte. una serie, diciamo, finita, morta, dico, cioè addirittura, ragazzi, Bleach l'hanno fatta tutta in pratica, Bleach l'hanno recuperato e in un Naruto anno hanno finito. no. Sì, no, Quello. infatti è assurdo. Poi Massa è boh, va a capire come sul funziona. mercato di distribuzione lì, purtroppo. Ah, secondo me è anche una Assurdo. questione anche di recuperi, nel senso che Bleach è un anime che adesso sta tornando di nuovo in voga. Sì. E Naruto non ha bisogno di questo, perché Naruto Naruto non ha cos'è, bisogno. 10 anni che è finito? Ma si vende lo Poi di stesso. qua, c'è un po' Parliamo sì. di vendita e Naruto si vende lo stesso. Sì, Bleach però invece è un anime. l'ultima parte di Bleach l'hanno tirata fuori adesso, però. Sì. Anime. Perché? Sì. No, Però ma ti anche hanno Bleach. doppiato tutto quanto. Anche Bleach c'ha diversi film, perché io non l'ho visto, ho visto mio figlio che guardava chi c'era, i Sì, Bound, che ora quelli lì non. sono totalmente aggiunti, logicamente. Sì, alcune sono proprio aggiunte, tu le vedi. Ora non mi ricordo, non ricordo perché ancora c'ho da finire di vedere l'anime di Bleach. Vidi anni e anni fa. Ora lo sto rivedendo in italiano, devo finire. Però anche lì qualche cosa c'era, ma non mi ricordo di preciso. E anche lì c'è, anche se ora è passato sotto Disney, la nuova serie è stata già doppiata in italiano. Cioè, la Dynamite ha comprato tutto un blocco e ha già doppiato quelle puntate. Cosa che Disney Plus ancora si sono dimenticati di mettere. Ma quello è un dettaglio in più. Non hanno fretta. Hanno No, fatto bisogna che come allineano le cose, non è che possono andare tutto è subito. quello. Ti devono fare penare un pochettino, dico, è anche giusto, fa parte del gioco. Dai. Però una battuta proprio brutta, brutta, brutta. Ma visto che davvero è passato sotto Disney, Rukia è una principessa Disney? Mamma mia. Ok, sì, lo so, è la gente, è bruttissima. Mi auto scuso da solo. Allora, Shippuden, iniziamo subito gli Shippuden per scontri. me poteva essere, secondo me, una delle serie più belle, perché comunque è quella veramente con forse più action in assoluto, ovviamente, anche perché c'è la guerra, la battaglia finale, la guerra degli eserciti, eccetera, La eccetera, guerra che per me è la parte più brutta, cioè, non più brutta, però quella meno bella, diciamo. invece a me attirava se l'avessero strutturata un po' meglio, diciamo. Perché sì, a parte di quel momento super figo dell'arrivo dell'imbattibile, poi ecco, ci sono degli scontri interessanti, quella però c'è troppo marasma E poi c'è il vero protagonista di Naruto. La vecchia La Shippo. vecchia Chiyo. Cioè, senza di Sì. lei, con tutto sto marasma, non ci sarebbe, ci Lo piace. potevano intitolare Cio, Chiyo. invece di Al posto di Naruto. Ci Naruto, stava. Chiyo. Vedi che la gente mi. Esatto, Vedi. la vecchia C. Porca. Il commento di prima che ha confermato il fatto che i Bound faceva veramente pena. Non so adesso chi ha visto Bleach. Poi io, ecco, gli anime Confermo. fondamentalmente li guardo sempre di striscio perché li faccio vedere a mio figlio. Poi li guardo con la coda dell'occhio, però quando ho visto sta cosa mi ha ammazzato, cioè veramente terribile. E io su Naruto ho proprio mi sono fermato, cioè non ce la faccio.
quando adesso arrivano sti serie fill-in così che mi rallentano, già c'ho poco tempo per leggere, per leggere tutto e guardare quando vedo sti aggiunte così È una cosa che proprio. si sta perdendo comunque, eh? Se ci fate Sì. caso, ormai la maggior parte rimangono molto fedeli al manga, Sì, ma perché ultimamente i cercano manga sono molto brevi, eh. non far. Sì, secondo me Immagina, perché immaginatevi Demon Slayer, ragazzi, con gli sono episodi filler. filler, cioè mi Ma sparo. perché? Ma Perché? è cambiato, no, no. Daniele, perché è cambiato il metodo di fruizione Cioè. fondamentalmente. Sì, Quindi prima assolutamente. lo dovevi guardare, tra virgolette, in televisione e per allungartelo, andava una puntata a settimana poi in Giappone, no? Di solito funziona. Sì, una settimana. Quindi per allungare il brodo, per arrivare al manga, aggiungevano i pezzi. Adesso la serie la fai, finito il manga, te la metti in streaming, ti guardi tutti gli episodi e via. È Sì, cambiato il quello. metodo di fruizione, quindi grazie Sì, a Dio. adesso penso che sia Vabbè. solo One Piece l'unico che va avanti pari pari col Sì, manga. probabilmente è l'unico. E forse no, ma anche Immaginatevi Detective Conan qualche volta, ma l'attacco dei poco. giganti, ragazzi, con i filler. Daniele, Oh, non ce la posso Daniele, fare. Non lo so. Daniele, Daniele. Non farti sentire da mappa. Sai che potrebbero farlo? Guarda che No, ti quelli non prego, scherzano, eh. parte 3. Parte, no, parte 3, parte 4, Sono insomma. No. capaci di dividere l'ultima parte Voglia in te. due parti ancora, eh. Oh, ti prego. Maledetti. No, Vabbè, tanto io non lo guardo, quindi no, a questi ma punti. lo Per me devi costa, per me guardare. 60, ma non ci penso Ma lo devi minimamente. guardare, porca puttana, ma guarda che. Non dirle queste parole, non ti posso dire, i bambini si Hai offendono. ragione. Porca cavolicchio. Cavolicchio, lo devi guardare. Marco, tu ora Aspetta non che hai finisca tutta. risposto, Angeloni, aspettiamo una risposta. sul tuo personaggio preferito di Naruto, che non è Sai a questo punto. Sai, è un personaggio che non mi è mai piaciuto. Ecco. Perché all'inizio, infatti, a me non, in realtà, come ha detto Marco, così sparando, non mi è dispiaciuto. Cioè, nel senso, all'inizio era un po' fastidiosa come presenza, nel senso che. Boh, cioè, non mi sa di niente. Un personaggio un po' inutile, secondo me. Però si è riscattato, secondo me, poi dopo nel termine cioè nel proseguio della storia, all'inizio sì, era fastidioso, lo facevi difficoltà anche a inquadrarlo perché pensavo fosse una spia nemica, fondamentalmente. A me Alessandro, all'inizio sembrava. vedi? mentre Vedi? Gente che legge l'Attacco dei Giganti, vedi? Vedi? perché le figure è meglio che non le guarda, tanto fanno schifo. Vabbè, Hai quello. letto Gonagai per una vita che a disegnare non è che sia sto granché, e mi viene a dire che l'Attacco dei Giganti le figure fanno schifo. Ma Dai, Gonagai, dai. che sopperiva con altre cose, ragazzi. Io al maestro lo adoro e tutto quanto, Sopperiva con però altre cose. Non è sì, Kurumada. con le Oh, pere. è già qualcosa, scusa, è già qualcosa effettivamente. Nell'attacco dei giganti questo non c'è, e quindi Ci già. sono i giganti nudi. Ma che numero, per No, ma favore. l'avete Vuoi vista mettere l'immagine? l'Artia Silen con qualsiasi dei giganti? Cioè. Ma a parlare dei giganti nudi, la Filippo, sapete dimmi. della censura? Non mi ricordo dove, mi sembra. In Thailandia che hanno In Thailandia gli hanno censurato, messo gli hanno pantaloncini, messo i giganti. pantaloncini, i costumi da bagno, gli hanno messo. Sono veramente antiestetici, È cioè. imbarazzante. Pazzi. Sì, 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 vabbè, sì, sì. dici anche in posti che mettono il sangue bianco, quindi fai Va bene, te. sangue bianco, posso anche capire. Tra l'altro stavo riguardando JoJo su Netflix ed è censuratissimo. Sì, ha voglia. Mamma mia, non ci avevo fatto caso, Le serie della David Production sono ipercensurate eh. rispetto Cioè, a gli fa quelle vedere la americane. parte nera, cioè, tipo magari gli cavano un occhio e diventa tutto nero e non lo vedi. Cioè, vabbè. Quella la meno censurata, se la serie meno censurata è quella dello speciale di anni e anni fa, che c'è anche in Sì, italiano, quella ce l'ho, di sono 13 Crusader. episodi, quello è violentissimo. Ho visto l'altro giorno i blooper del doppiaggio.
Diglielo Alessandro, diglielo, Oh, mamma qua mia, sta bello. giocando. Se lo vorrei che bello, spettacolare. Allora, dicono che Kimimaro è il personaggio più bello, che è quello delle ossa. Quello delle ossa, sì. Ok. E Anche lui era Pasin carattere. dice che Gonagai cambia in base al contesto. Vabbè, ma non... sì, però il disegno è sempre quello. E Isayama nel tempo è migliorato col disegno. Sì, no, quella voglia, è vero. Sì. E E poi appunto al maestro interessa solo disegnare le donne, non gli interessa Sì, su quello disegnare. nulla da dire, su quello è nulla da dire. Anzi, maestro, ci inchiniamo. Maestro, come disegna le donne lui, non le disegna nessuno. Perché lui Chi è stato c'è? Chi c'è? Ara? leggendo. Ara che è arrivato anche Oreste? Ciao Ciao, Oreste. Oreste. Buonasera. Presente. Oh, ciao Oreste. Torniamo a Naruto. E qua si parla degli attacco dei giganti, non potevano venire a Ah. sostenere Daniele che è un fegatato. Attacco dei giganti Meno male che finì. è un must da vedere o almeno da leggere. No, ci ho provato. Non fa per me. No, ma tu non hai colto la storia, Io Dani. non colgo mai. Non hai colto il disegno, non hai Da scelto il capolavoro, disegno. capolavoro, capolavoro. No, però lì, Daniele, dobbiamo spezzare una lancia di fronte al fatto che questo, nonostante disegna male, perché è vero che disegna male, però riesce a portare avanti un Ma grazie, volume. ma guarda che secondo me lui ha fatto bingo, ma perché è uscito l'anime. Ma perché Demon Slayer era disegnato bene? È la Ma io da stessa, Demon sì. Slayer, però vabbè, è No, meglio di è disegnato una meglio. cosa. È No, disegnato no, meglio no, dell'Attacco dei no, Giganti. Pic, no, E tra parentesi, no, mi aspetto quel tipo di disegno da Demon Slayer, cioè non mi aspetto nulla di impegnativo. no, no, no. Sono ragazzini, mi aspetto un disegno da ragazzini, capito? Invece con l'Attacco dei Giganti non mi aspetto quel tipo di disegno. Cioè, i giganti dei primi fumetti sono imbarazzanti, sono brutti, brutti, Ma brutti. dei primi fumetti, ma sono d'accordissimo. Ma poi ti ripeto che guarda che poi migliora, è parecchio anche. L'ho vista le prime due serie, le ho viste le anime, poi Migliora la basta. terza. Poi ho mollato, cioè non ce l'ho Guardati la fatta terza. più. Non No, ce devi andare la avanti. Devi faccio andare a più. Palermo e ti faccio comprare lo sciroppo da 30 euro. Alla frago. Alla fragola. Quindi sì, no, l'ho mollata, non ce la faccio. Oreste, di qualcosa a te va? Dai, sull'attacco dei giganti, è piaciuto l'attacco dei giganti, Oreste. Io me ne vado allora, vedo. No, allora su Naruto, come ripeto sempre, non c'ho una grande. Proprio è stata la serie, prima cosa sono stati i videogiochi, poi è stata la serie animata che mi ha fatto un po' avvicinare all'opera e sono sincero. La parte migliore a livello di animazione io la vedo come diciamo disegno e struttura, anche se non è tanto bella, è Shippuden. Cioè, Quello Naruto sicuramente. all'inizio è molto, come si dice, rigido. Si vede, fanno molti cambi camera strutturalmente proprio perché non sanno manco loro se stanno facendo una cosa buona o no. Poi, devo essere sincero, i film sono spettacolari. Non trovo, a livello di animazione action, non trovo ancora oggi qualcosa che ci arrivi abbastanza vicino. Forse E My qua Hero Academy. Ti devo dire, Demon Slayer è strutturato bene a livello di Beh, combattimento. sì, però L'anime io sì, parlavo di l'anime sì. action, parlavo proprio del fatto proprio che tantissima, tantissima azione. Perché Demon Slayer è bello. Però pure là ci sono ancora molti tagli, cioè io penso che forse devo ancora finirla di vedere la terza stagione. L'hai vista quella Hanno del ancora treno Mugen? migliorato il prodotto. Il film del treno Mugen è una cosa spettacolare. Il combattimento tra Rengoku e Rengoku la e la Luna è un bel Luna. È una cosa. Sono combattimento. Cioè. belli, però io ecco qua li ho voluti dividere perché un film c'hanno anche 2 o 3 mesi per fare tutte le animazioni. Puoi vedere anche La l'anime, serie TV ne hanno 7 giorni. Allora io dico, se là fanno un buon lavoro in quei 7 giorni, significa che merita.
Però si vede, si torna al discorso che si era fatto prima, ora essendo stagionale le produzioni, ci vedi c'è molto più molto più cura, molto dei dettagli. Mm. Appunto Demon Slayer, ora a me non mi garba, lo ammetto. Non mi garba proprio, sì, come serie. No, però l'anime non si può dire nulla, è fatto da Dio. D'accordo. Lì proprio, ma lì infatti si vede c'è proprio tutto il tempo che si prende. Se tipo dicono la quarta stagione uscirà nel 2024, cioè tutto un anno per lavorarci, e si vede che ci lavorano, sì, bene. Sì, la quarta stagione sarà l'ultima, infatti... presumo. Come? Sarà l'ultima, presumo. La non quarta credo. Non credo, no, dovrebbe no. essere... No? Dovrebbero essere comunque 7 in totale, se stanno andando come il manga 7. Quanto lo tirano avanti? Vabbè, ma fai conto che ora l'ultimo scontro è stato quello tra la... il capitello del suono e Daki e i due fratelli. Vabbè, non ci sono tante lune da far fuori, sono tre lune ancora. Ma ci saranno ovviamente anche le lune minori, perché ci sono solo quelle, non ci sono solo le sei. L'hai letto? Io l'ho letto, no. Sono, adesso sono tutti scontri tra colonne e lune maggiori, sì. Ti faccio vedere che tirano le minori se le tirano via. Sì, se non c'è, ci sono soltanto i boss finali, diciamo. Mm-hmm. Ok, per me ti faranno proprio tipo Attacco dei Giganti. Questa che è uscita la terza serie, giusto? Questa è la terza, due, sì, parti divise in due, e ne hanno fatte due. Sono cinque. Aspetta, no, ne hanno fatte due, ma una non è morta, quindi te la rivedrai più te la rivedrai dopo, perché è morto Rengoku. Sono cinque più Muzan, quindi fare sette stagioni è tantissimo. Due a stagione. No, ci sta. Per me è allungare il brodo. Due a stagione. È come se... Ricordatevi che abbiamo avuto perché... Bleach. Il primo allungaggio di brodo che esiste. Vabbè, ma Blitz però sono 72 numeri, qua stiamo parlando di 23 numeri, ragazzi. 72 numeri del fumetto. L'anime mi sembra che quante stagioni sono? 16? 16. 16 stagioni, 17 questa. No, però dico, ok, 72 numeri, 16 stagioni, posso capirlo. 23 numeri, 7 stagioni, no. Sì, sono tante, 7 stagioni. 5 diviso l'ultima in due, facciamo 6. A parte che anche l'Attacco dei Giganti, 34 numeri, cosa ha fatto? 6 stagioni? Sì, veramente sì. Non si può. In questa maniera. E uguale sarà anche per My Hero Academia. Cioè quella che dovrebbe essere ora di partire. Mollato essere l'inizio della fine. Io capisco che loro debbano tirare sul cash, però... Forse, devo essere sincero, quello che hanno fatto con l'Attacco dei Giganti è la cosa più brutta che abbiamo da vedere nell'animazione. Sì, cioè, hai diviso l'ultima serie in 18 parti, non è possibile, dai. Okay, lì è proprio... Diciamo che sta diventando anche un vizio in altre cose, non dico perché... Tra parentesi, ragazzi, non c'è bisogno, perché loro vogliono creare, secondo me, un hype. Non è in giapponesi. Ma crei un hype, la gente gli gira le scatole. Ma non c'è. Tutti sappiamo come finisce, cioè io mi devo vedere una cosa che già so come finisce, perché già lo so. Perché il manga è finito da 2 anni, 3? 2 anni non lo so, ma un anno penso di sì, cioè, quindi dico, che cosa è, perché me lo dico? La brutta che molti non capiscono, il fatto che te li divida, non facciano più la divisione, l'anime e il manga. È nata questa cosa abbastanza ignorante, che non si può avere fantasia nell'animazione, cioè come va l'anime così deve andare il manga, come va il manga così deve andare l'anime. Invece per me la cosa bella è che uno, cioè adesso mi compro il manga, mi vedo l'anime e facevo doppio guadagno. Parliamoci chiaro, invece deve essere identico. Nato con io un sinceramente sono per l'essere identico. Dipende dal prodotto. Dragon Ball mi aspetto qualche minchiatella in più, diciamo. No, va bene, però tipo da faccio un esempio, Full Metal Alchemist, la prima stagione, sì, ve la ricordate? Sì. Cioè, poi è andata per la sua strada.
Okay. Ha preso una strada lì, totalmente. Lì è perché ancora il manga non era finito. Sì, sì, ok, lì il manga non era ancora finito. Infatti poi hanno fatto il Brotherhood e hanno fatto una cosa che va a seguire il manga. Cioè, nonostante, però lì io, tipo all'epoca, io non avevo letto ancora Full Metal Alchemist e mi era piaciuto il primo Full Metal Alchemist, diciamo. Poi leggendo il manga e vedendo l'anime, ho apprezzato meno il primo. Che cosa sono stati costretto non avendo un'idea? Non hai visto tutti i filler che stanno facendo la stagione di filler? Di tutti i piccoli incontri che non stanno né nel manga né da nessuna parte, che hanno fatto Edward ed Eric quando si sono divisi. Hanno fatto una stagione che è questo, che adesso sta uscendo in Giappone. No, non l'ho vista ancora, vedi. Quello dove fa la tecnica della moltiplicazione del corpo. No, però avevo visto i due film erano, giusto? Uno con il finale, uno che tipo lui andava con la che si trasportava tipo in Germania. Shambhala. Esatto, e poi ce n'era un altro dove andavano in questa città e c'erano i tipi quei deltaplani, tipo, adesso mi ricordo. Sì, Kathmandu. No, quello è un'altra roba. Vabbè, torniamo a Naruto, che dai, abbiamo divagato. Sì, allora, è sempre dall'altro, però è bello così, dai. Non succede mai. No, infatti, non succede mai. Arriviamo dove? Siamo ad Alba, arriviamo a Pain. Pain che mi ammazza Jiraiya. Allora, possiamo dire che forse la saga qua della Katsuki forse è una delle migliori a livello di struttura, anche pathos e altro. Era così semplice uccidere Pain, dico io. Bastava un magnete di Bip Bip il Coyote. Sai come si attaccava bene? Alla fine sì, perché Nagato era moribondo. Sì, certo. Sì. Solo che se ne stava imboscato a chilometri. No, il problema era andarla a trovare. Pain, molto bello come personaggio, anche la parte che racconta, perché poi la parte bella di Naruto comunque è che va dentro i personaggi. Esatto, ti approfondisce. Bello, a me comunque gli è andato una caratterizzazione anche a Nagato, ti hanno spiegato chi era, da dove arrivava, con chi stava, ha incontrato Jiraiya e tu, cioè. Sì, che poi questo Kishimoto, tanta roba. Forse no, Filippo, questa cosa qui l'hanno fatta insieme sia Oda che Kishimoto, cioè di entrare dentro le storie dei personaggi, che prima non si usava così spesso, no? Sicuramente è stata una cosa loro. Loro due hanno iniziato a fare questa cosa. Ma tra l'altro ho letto una cosa di Oda che voleva fare l'assistente a Inoue, però non c'era posto. Vero, sì. I ruoli assistenti erano tutti pieni, quindi Oda non è riuscito. No, però vabbè, è andato da un'altra a fare l'assistente. Anche lì gli ha creato una bella storia. Oda ha fatto l'assistente, aspetta, ce l'ho qui, per questo. Per Kenshin. Ah, Kenshin, vagabondo. Per Kenshin? Ma dai. Ha lavorato in Kenshin. Ecco, ragazzi, per esempio, sapevo, un altro piccolo capolavoro. Kenshin. Robetto. Kenshin, insomma, è vagabondo, è stupendo. No, l'attacco dei giganti, ragazzi. Attacco dei giganti. Dire, guarda che vengo a Palermo, te l'ho già detto. Kenshin, cioè, parliamo di... L'attacco dei giganti. Guarda. Vaghiamo. C'ho il poster vietnamita di Kaiju 8. Bello. Anche quello. No, l'attacco dei giganti, secondo me, come idea, è stata fantastica. Cioè l'idea, ma fondamentalmente il concetto proprio di sto gigante, loro che sono veramente i protagonisti sono alla mercé dei giganti, sono veramente molto più deboli. Sono mosche che girano intorno al gigante. E te dà un senso forte. No, ma poi il fatto di essere rinchiuso in queste quattro mura, credere che l'umanità sia estinta e che ci siete solo voi,
Cioè, cosa hai mai visto, ragazzi? Veramente, ho capito. Però, tipo survival zombie, tipo, siamo rimasti solo noi. Oh, che cosa strana. Qualcuno lo mena? Torniamo a parlare di Another Day, è meglio. The Walking Dead con i giganti, meraviglioso. Posso silenziarlo? Ecco, ho silenziato Daniele. No, ma la domanda che io mi pongo sempre, ma chi è stato il grande architetto che ha coperto i giganti col cemento armato? Era un siciliano. Quello era siciliano. L'hai chiamata dalla terra. Anche lì niente d'originale, queste sono cose. Farò che un video, ragazzi, farò un video. Queste cose qua si facevano da un sacco di tempo. Arrivano questi, usiamoli come colonne. Ma chi, cioè, da noi si fa da una vita, sì, no. Vabbè, ma è una cosa diversa quella. Cementare la gente nei pilastri. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? Cioè, dici, l'abbiamo inventato noi. Sto morendo. Non solo. Aspettate, vogliamo mettere la carne a cuocere. Vai. Pensate una cosa. Gente che a massimo ha visto un cavallo pilotare navi e aerei. Esatto, non mangiavano neanche il pesce, non sapevano cos'era il mare. Sì. Il mare, non sapevano cos'era. Esatto, e sapevano che si chiama mare, oceano, tutto quanto. Guarda un po' con le cose. Invece tipo Lombardi. Io apprezzo molto l'opera di bravo. Tipo Lombardi. Tipo Lombardi. No, l'opera di quello di Chainsaw Man, non mi ricordo l'autore di Chainsaw Man in questo momento. Fujimoto. Che ha fatto Fujimoto. Fujimoto, quello là è la cosa più bella che ha fatto, è Fire Punch. Quelli non sanno come si chiamano gli oggetti, li trovano nell'arco della loro storia, perché sono alcuni, hanno il miracolo che lo vivono devo leggere, da migliaia di anni. Lo devo leggere. Fire Punch è bello. Fire Punch prende ispirazione dai racconti di Shannara. Cioè, come dentro i racconti di Shannara, che fanno il libro che... Questo è ancora vivo, se non mi sbaglio, dovrebbe uscire l'ultimo a breve, se non mi ricordo male, che Quill trovano l'elicottero, ma non sanno che si chiama elicottero. Sono queste cose che a volte, su queste piccole cose, a me dispiace che all'inizio Fire Punch non andò, che lo trovavi a un euro in fumetteria perché nessuno se lo comprava, e poi c'è Chainsaw Man, che invece è una copia spudorata di Devilman, ha venduto tantissimo. Però dico, è sempre così, a volte magari ci sono delle opere che escono che sono opere valide, però non vengono pubblicizzate neanche bene, perché io di Fire Punch non ho neanche visto una pubblicità. Neanche io non ho mai visto la pubblicità di Zero. Ho trovato per caso in fumetteria. Tipo Demon Slayer l'hanno proprio... Sì, ma ragazzi, Kaiju 8. Kaiju 8 uguale. Kaiju 8, Starshop ha fatto un botto di pubblicità, sì, sta arrivando Milano, il nuovo fine, manga. Sì. Li hanno sentato, perché poi effettivamente, diciamo la verità, Kaiju 8 è parte della storia dal terzo volume. Ora sì, cioè, ora veramente, quando appena il video lo leggo in un momento, i primi due volumi, ma sono pesi da poi se fanno partire. Sì, dal terzo in poi prende piede e va bene, ma i primi due sono veramente pesanti. Infatti ora, se volevo dire, Daniel, puoi iniziare a leggere, perché per ora siamo un pari, e 9, in Giappone è uscito il 9, noi siamo a 9. Okay. Siamo lì. Quanti dovrebbero essere, secondo voi? Bella domanda. Questa cosa è molto rischiosa. Se tira la allungano sicuro. 40 volumi. No, io penso che siano ormai rari i mangaka che fanno volumi, manga da 40 volumi. Ma 34 sono parenti di 40? No, io spero una ventina, dai, 23. Sì, su per giù. Se tu conti, speriamo. Anche tipo, per partire uno, Masho ormai è a fine, proprio l'ho letto anche domenica il capitolo, Sono 11, sarà... mi pare. Marshall sono usciti 10 e in Giappone 16, quindi saranno 18 volumi.
un peccato perché è bellino come storia, però ci sta, capisco, dice è, non, è come One Punch Man. One Punch Man non siamo già 27 One Punch Man 28 sì, io lo volevo scrivere in chat, perché ho letto l'ultimo di One Punch Man. Porca miseria, la sensazione di tornare a casa da ragazzino e guardare Dragon Ball e non andava avanti di niente, te dici arriva alla fine del mi mare. Sa che anche lui ha corto l'idea. Allora, è una cosa diversa, perché la saga, allora ti dico, la saga è finita, quella che c'è ora nel manga italiano. Sì. È già finita, okay. E l'ho visto, è stupenda. Solo che è la pubblicazione dei volumi che va ridendo, quello sì. Perché infatti c'è, ti conviene leggerlo appena esce, come si legge Berserk ultimamente, appena esce il capitolo lo leggi, in scan, esatto. Sì. Perché ora la saga finisce con lo scontro con Garo. Sì. Che è quello con un occhio solo? Sì. Come? Garo è il... È quello con un occhio solo? No, Garo è... No. Garo è l'altro karateka, diciamo, con i capelli bianchi, che si mangia poi la carne del demone e diventa tipo super mega potenziato. Quindi ci sarà uno scontro che ipoteticamente, da quello che sembra quasi uno scontro alla pari. No, è stupendo. Proprio tavole disegnate dal Dio. Sì, quello che dici tu è Boros, Christian. Ah, ok. Che è l'alieno, il capo degli alieni che arriva sulla Terra. Ok. Che gli dà il primo pugno serio. Bellissimo anche che non è serio poi. Sì. Però io l'adoro, One Punch Man lo adoro, perché comunque è un'abilità straordinaria quella di farti un volume così e di non, tra virgolette, ti tieni incollato, ma a livello di storia non è andata avanti praticamente di niente. Perché ci sono una miriade di personaggi e fondamentalmente poi alla fine in realtà il protagonista non è Saitama, ma sono tutti gli altri. Perché lui, se lo metti lì, risolve tutto troppo facilmente, quindi per forza di cose devi usare gli altri. E lui Saitama è la nemesi di Goku, la nemesi perfetta di Goku. Sì. Ne sono accorto perché... sì, quello è il problema. Uscire pure la ruta di nuovo. A proposito di Naruto, allora ora vi lancio, vi sgancio la... Ma Sasuke? Il raccomandato di turno. Sì. No, non è un pochino un rompiscatole Sasuke della serie. Sasuke, cioè, lui ha tutto, a lui gli viene regalato tutto, ma neanche sì. Cioè, poi è uno di quei personaggi che se tu lo vedi fondamentalmente capisci che va avanti per inerzia, non è che tipo va avanti perché ha una crescita. No, lui va avanti, cioè lui, ok, devo ammazzare mio fratello. Devo vendicare il mio clan, ammazzare mio fratello. Fatemi diventare ammazzi tuo fratello, devo distruggere la foglia perché hanno fatto morire mio fratello. Hanno fatto morire, cioè, devono fare la prima donna. Piatto da morire. Ma poi veramente gli cioè, Sharingan, poi Itachi gli dà lo Sharingan ipnotico, l'Izanagi. Susano, cioè lui non si sbatte minimamente per avere niente, no, cioè, è l'opposto di Naruto. Cazzo. Naruto invece da questo punto di vista è il povero pirla che deve fare qualsiasi cosa, calci dalla mattina alla sera. Esempio, Goku si fa un mazzo per 20 puntate per avere un potenziamento, Yancha e compagnia cantante vanno là 2 minuti tutti gli stessi potenziamenti. Che non spettano mai visto quella punta, esatto, perché sì. Gioco poi avanti di 1000 anni luce rispetto a loro. Loro ci hanno messo 3 minuti, o meglio, te l'hanno fatto vedere in 3 minuti, ma Goku già è tipo oltre verso l'infinito. È oltre di 3-4 livelli, anche. Sì. No, sai cos'è una cosa bella di Naruto? Poi che comunque lui, alla fine, al di là di tutte le tecniche che impara, poi usa sempre la tecnica della moltiplicazione del corpo, usa le basi, cioè lui usa le basi della è vero, cosa ninja. Alla fine la tecnica che usa di più è quella lì. È quella che è la tecnica che saprebbero usare tutti fondamentalmente.
No, quindi... però no, perché lui fa una lui impara la tecnica perché era una tecnica proibita. Sì, perché lui poi... Christian, non è quella che diventa la ragazza nuda. No, non era quella. Che era assoluto, sempre quella lì. L'aveva insegnata anche a... con Omar. Ah sì, al ragazzino. È la mossa finale nel videogioco, quindi c'è, è la super mossa, come... No, no, è Sasuke il Seiya Ninja. Esatto. No, è Sasuke. Naruto possiamo definire. Naruto può essere Sirio. No, Sirio no, troppo. Naruto è il Crystal della situazione. Cioè, Crystal ogni volta che è, poi le prende di santa ragione, si deve cioè lui perde un occhio, però deve uccidere qualcuno, si deve fare sempre qualcosa in più degli altri per arrivare dove sono arrivati gli altri. Sì, è vero. Posso dire una Tra cosa su l'altro. Naruto? È dalla settimana scorsa ce l'ho qui. Vai. È dal finale che lo penso. Fa schifo. Naruto, no, bello quanto ti pare, ma è un manga di raccomandati. Fateci Perché? caso. Questo è Con gli vero. Hokage. Con gli Hokage, fateci caso. Allora, vabbè, primo Hokage. Non Secondo si sa chi Hokage è. è il fratello del primo. Ok. Terzo Hokage, ma è allievo del secondo, mi sembra, non me lo ricordo. Del Sì, penso primo, sì. del Del primo. primo. È del primo. Tecnica del legno, Una tecnica del legno, tutte e Quarto due. Kage, dire, questa è ma è... una satira politica voluta in Naruto. Cioè, Sì, ricordatevi il quello è villaggio vero. della Foglia, come viene rappresentato il Monte Rushmore in versione giapponese. Cioè, sul fatto che questo è un gioco politico che ha fatto l'autore apposta, perciò il fatto di essere raccomandati, fatte, è tutto un gioco che l'ha fatto apposta proprio. E poi anche lì noi siamo molto più avanti da questo punto di vista. Noi come Sì, che italiani voglio. viviamo di giri a raccomandazioni. Ma infatti, per La voglia, esempio, poi cioè c'è io... anche l'uccidere la famiglia Uchiha perché poteva essere un problema per il villaggio della Foglia. È quello. E quindi diciamo che sì, c'è un po' di storia americana forse in Roma, un po'. Giusto un pochettino, Io Sì, appena sì. l'ho finito di leggere, ho visto l'ultima tavola, ho visto Naruto Kage, no, è un manga di raccomandati. L'ho detto proprio appena ho visto quella tavola, ho detto no, non può essere così. Ciao Alessandro, buonanotte. Ciao Ciao. Sandro. Io invece vi dico questa, andando oltre. A me Boruto non dispiace. Mi A me dissocio. Boruto non dispiace. Era Io interessante dissocio. all'inizio. Era No, interessante all'inizio. mi piace il Non abbiamo fatto superato la mezzanotte, non posso dire quello che penso. No, è chiaramente quello che è, però devo dire che ho apprezzato nel manga Cosa? no, Sasuke con gli occhiali al femminile? la figlia. No, il fatto che hanno introdotto la tecnologia che su Naruto non c'è, non è presente, quindi hanno introdotto un elemento e poi l'hanno, tra virgolette, inserito in un contesto e tutto sommato ci sta. Cioè, la tecnologia viene inserita sul mondo di Naruto con la Ninja. mazza, tutte queste cose qua, e tutto sommato, secondo me, non è un cattivo lavoro quello. Cioè, dà qualcosa in più al mondo di Naruto. Poi, chiaro, è Non lo una so, storia io il fatto che non ci sia tipo la MILF come in Naruto mi dà fastidio, per esempio, in Boruto. Effettivamente c'è una cosa da dire in Naruto, di Su Boruto, eh. Beh, Tsunade, ma Tsunade. aspetta, No. guarda che c'è Hinata, eh. Inata gli Sì. hanno accorciato le tette, cioè Inata, gli ha dato pure la sorella. Visto che Filippo se n'è accorto di questa cosa. Gli ha data la sorella, proprio si vede, cioè lei è piatta, la sorella è diventata, da una tavola piccina gli è diventata Ragazzi, la natura è dopo che c'hai due figli allatti, così è. Vabbè, ma Esatto. no, da 100 a 20, cioè qualcosa deve essere, cioè, a me non fermati a metà. È forse una tecnica ninjutsu che noi non siamo a conoscenza. Esatto.
Oh, a me Boruto, io ne ho viste 4-5 puntate sparse, quindi non posso giudicare. No, non ce l'ho fatta. Anche perché a me proprio Boruto come personaggio non mi ha intrippato, cioè non mi ha entusiasmato. No, Boruto non è un personaggio accattivante, questo sicuramente. È quasi odioso. Quasi odioso, ecco. Per certi versi. Ecco. Ma non è di Kishimoto, però, Boruto. Sì. No, non è scritto da lui, no. Però è supervisionato. No. Vabbè, come Kurumada quando supervisiona il film dei Cavalieri dello Zodiaco. Ecco, esatto. No, poi adesso ti devi guardare tutto l'Attacco dei Giganti come l'Arancia Meccanica, dopo che hai nominato quello. Sei riuscito a guardare? Beh, Daniele, ma Filippo, hai qualche notizia in più sulla cosa lì di Sanseia? A quello di oggi? No, non sono riuscito a trovarla ancora. Altre novità su questa storia? No. Se portano il Next Dimension in anime, mi sparo. Ragazzi, andate a vedere, andate a vedere Rise of the Beast, ragazzi. Dicono che non è tanto bello. Io invece l'ho visto, vi posso dire che. Vai, Oreste, che... No, e allora sul fatto del Next Gen Dimension posso dirvi che si vocifera di casa francese, cioè cooperazione con casa francese. Sì, ma il problema è la storia, non è chi produce. Il problema è detto. Io penso che faranno una bella brodaglia, da come vedo la situazione. No, dico io, ma è come quando prendi una persona che ha avuto la sua storia ed è morta, sta nella sua nicchia in tranquillità, e poi tu ci vai a raccontare la sua storia in tutta un'altra, ma lasciatelo là, sì, c'è un bel ricordo di lui, lasciatelo perdere. Era un bravo ragazzo. Esatto. E poi invece ti viene a scoprire che era uno stronzo, quindi perché Next Dimension, ragazzi, è veramente imbarazzante. Quando leggi i capitoli, veramente mi vergogno per chi lo sta scrivendo e chi sta perdendo tempo a farlo. Porca Eva. Esatto, io sto perdendo tempo a farlo. Io all'inizio lo difendevo, ma a lungo andare mi sono rimangiato le parole. Hai capito che era inutile difenderlo, dai, alla fine lui non sapeva cosa fare. Ha preso a Zeus da episodio Z. Non dire queste cose che poi ti vengono a dire che non è vero. Artemide dal Tenkai Even ha fatto così. Boom, disse, dentro. Doveva finire davanti a Zeus. Ci sono gli Avenger. E Zurg davanti a Peter Vig, tu sei un dio. La stessa cosa. Esatto, quello gli dice no. E sappiamo tutti come finisce. E gli chiude la porta. No, cioè lui idee ne ha veramente poche. Cioè, anche se non so, sono subentrati altri personaggi, sta succedendo un casino. Peccato, cioè, io mi chiedo solo una cosa. Hai ancora 8 capitoli da fare? Perché dovrebbe finire. Sì, perché manca un numero. E c'è ancora tante cose in ballo. Come fai a farli tornare in vita per Seiya? Ad affrontare Toma, perché Toma è nel mondo normale e ancora deve combatterlo poi lui. In 8 capitoli. Ora è arrivato anche il mentone di Crimson, il mentone di Radamantis. Vabbè, quello lì. Poi devi salvare Atena perché la stanno cercando di ammazzare tutti. Appunto. Vabbè. No, non lo so. Dai. Chiudiamo su Naruto. Come può chiudere? Ma spero lo faccio in fretta. Allora, Naruto col power up delle 6 vie. Ma è meraviglioso. Io sono sempre per la mega fusione tra la volpe a 9 code e il Susanoo è meravigliosa, ragazzi. Penso sia una delle cose. È strano che non ci abbiano fatto un model kit. Effettivamente, beh. Sono sempre in tempo, Aspetta che Filippo c'ha qualcosa, eh?
No, sto mettendo la luce. Volevo spegnere questa luce. Pensavo che tiravi fuori il lasso dalla manica. No, no, ancora no. Ora spunta. No, vabbè, che devo spuntare. Ecco. L'unica cosa è che... questo deve spuntare. Il film. Con lui. Ecco, vedi. Il film è quello inutile dove si vede, Boruto. No, questo è quell'altro. Che è apparso Player. Guardate tutto come è fatto. Questo o è una più che citazione, dico proprio questa è copia copiella. Cioè, questo è, mi sembra uno di un villaggio di Naruto. Non mi ricordo il nome, sì, l'ho comprati già due, ne ho due di questi che mi piace, lo chiamo Sgargiante, come lui si definisce in tutto quello che fa in Demon Slayer. E se lo guardiamo sia le armi che lui com'è vestito e tutto, potremmo definire un personaggio di Naruto. E questa è bella copia copiella, questo qua proprio. Ma figurati, ma tutti vanno a copiare da quello che c'è già stato. Cioè, ormai è la prassi. Ragazzi, io non so se vi ricordate voi Blue Dragon. Va bene che c'era Toriyama anche nel mezzo. Ma tutti i personaggi, c'è Trunks al femminile, la ragazza con i capelli viola e la spada, quindi è Trunks versione femminile, il protagonista ovviamente è Goku, poi c'è il mostriciattolo piccolo che in teoria tipo è una specie di Krilli che lo aiuta durante tutta la... ormai è normale anche il ripetersi di alcuni... Sì, ma basta, se tu guardi Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter... Capolavoro, sì. E se tu guardi Hunter Hunter, i personaggi sono uguali. C'è Gon è uguale a Yusuke, Killua è uguale a IA. Vabbè, ragazzi, IA è Vegeta. Sì, IA è Vegeta con tre occhi. Sì. IA è Vegeta, assolutamente. Io preferisco Hunter x Hunter che... No, io. Veramente, veramente bello. Yu è qualcosa di particolare, perché a un certo punto l'autore non sapeva più dove incastrarsi. Cioè, comincia in un modo, poi si sposta in un altro genere, poi sembra che debba essere un anime stupido, perché comincia come i soliti anime, questo qua deve fare le pizzoncine, invece poi... Io sinceramente quando ho visto Jujutsu Kaisen ho detto, ma che è il remastered di Yu Yu Hakusho? Come comincia Jujutsu Kaisen? Mi ha dato tanta impressione su come voleva diventare Yu Yu Hakusho. Poi penso che sia stata la prima opera di Togashi, no? Sì. Hakusho, la prima opera impegnativa, sì. 100 episodi sono l'anime, 112. No, ma la cosa più bella è nel torneo quando arriva quello che si beve, che è il diavoletto infernale là, quella bibita per diventare overpower, ma è bellissimo. È la tecnica dell'ubriacone. Sì. Bello, no, veramente Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. Beh, quella è la versione precedente di Hunter x Hunter. È la versione precedente di Hunter x Hunter. Voi credete che io Hunter x Hunter ho visto due episodi, non so nient'altro, zero. Cioè, lo conosco del videogioco, ma non ho mai approfondito il Hunter x Hunter. Allora, secondo me Hunter x Hunter il problema è che poi diventa che non finisce. Una cosa piena di spiegoni inutili ogni tanto. Ma secondo me poteva finire... Dead Island. Ragazzi, o Grid Island, o comunque dopo le forme chimere. Qualcuno ha preso il 37 di Hunter x Hunter? Sì, non l'ho letto. Variant. Christian, apri il 37 di Hunter x Hunter a metà, se ce l'hai a portata di mano. Guarda quante figure ci sono e quanto sono i dialoghi. Aspetta che vado a vedere... ce l'hai, Dani? Ma, Anna. Ok. Vai un po' verso la fine, dove cominciano degli spiegoni allucinanti. Praticamente ci sono delle sezioni dove si vede un tizio che parla, non si vede neanche il disegno, perché si vedono le tavole dove ci sono i scritti, che sono tutto il riquadro.
cioè praticamente per spiegare tutto il nuovo mondo. Questo è il manga della saga del libro. È un libro, non è più un fumetto, è un libro. No, e più avanti vai, più vai di là dentro. Però una cosa la dobbiamo chiedere, allora numerateci le caselle, perché a un certo punto non sappiamo diventa da dove complicato cominciare. Diventa complicato, è un libro, no, veramente diventa un libro. È vero che è molto molto chiacchierone, diciamo, perché allora, poi, dopo cioè, la complica parecchio, cioè tipo la saga di Greed Island è complicatissima, cioè tutte queste regole che ti mettono fuori infinite. Però, ma anche dopo la dopo la, la, l'ultima serie, quella sulle chimere, forme chimere. Dopo, cioè, il manga è andato avanti ancora un pezzo e ti parlano di questo nuovo mondo dove che per andare è complicatissimo deve, e c'è il figlio di Netero che spiega tutto una filippica su come le regole di questo nuovo mondo e di come si fa ad andare e di, che è pericolosissimo, solo due hunter sono stati là, tutti gli altri sono, quelli che sono andati sono morti. I due leocorni. Sì, sì, è diventata la filippica più finita. Guarda, Akira, guarda, il fatto è questo, merita, ma primo non finisce, probabilmente... Non finirà mai. Forse... Sì, Togashi si è messo in pausa di nuovo, quindi... qui siamo ai livelli... Avete letto la nota di Jump? No. Che per loro è praticamente è concluso. Cioè l'hanno messo in stand-by. Neanche... Ah, ok. Vabbè, come Bastard mi state dicendo? Siamo nella stessa situazione. Sì, come Bastard, uguale. No, Bastard non è finito però. Bastard è così buttato lì a cazzo. Io spero che almeno i miei figli potranno vedere il finale. Non dico il finale, almeno che deve dovrà uscire un sicuro fumetto finale. Guardate, a me va bene tutto, basta che mi finiscano Berserk. Sì, non esatto. Possono leggere tutti gli altri finali, non mi interessa, no. Ma Berserk io, porca puttana, devo leggere il finale. Non lo puoi dire! Porca miseriaccia. Devo leggere il finale di Berserk. No, io sono sincero, per me doveva essere concluso con una cosa, con dicendo che era di non era, che non era più dell'autore... E no, chiuderlo, no. Fare questo pippone esagerato, quello aveva, come dicono che la Apple ancora c'ha dei progetti di Steve Jobs per migliaia e migliaia di anni per produrre cose per fare il pippone Oreste, finale. Allora, se tu mi fai finire Berserk come finisce il numero 41, io vado in Giappone e gli do fuoco. A tutti gli do fuoco. La guerra mondiale Italia-Giappone. A tutti gli do fuoco. Il primo giapponese non che trovo lo spargo di benzina non e esiste. Lo incendio. Non esiste. Tu non mi puoi fare finire il numero stai 41 aspettando. In quella maniera in e mi fermi tutto. No. È criminale, veramente. Sì, è da criminale, no. Esatto. No. È da criminale. Ti faccio scoprire veramente la guerra per quella roba. Lì devi fare come i restauri. Cioè, tu sai che quella parte lì è l'originale, poi da lì in poi lo finisci, l'opera è conclusa, la vedi nella sua interezza, anche se sai che l'ultima parte... Ragazzi, cioè, se domani muore Oda, loro il finale ce l'hanno. A voglia. Sì. Quindi lo portano a termine, figurati se ti lasciano in computer One. Perché se mi lasci in computer One Piece, penso che il primo Filippo, altro che Capitano Asop. Esatto. E la stessa cosa Berserk. Io andrei sicuro perché so che veramente sei già tutto. E la stessa cosa Berserk, gli editori il finale lo sapevano tutti. Ma certo, ragazzi. Quindi, sì, diciamo. Ma lo scherziamo. Non mi puoi terminare in quella maniera. Berserk, in realtà poteva anche non finire, non finirà, può rimanere così com'è, perché il suo business nasce con tutto quello che è la sua infanzia, l'infanzia, quando sono ancora i falchi, giusto? È sicuramente, sì. Ovviamente, l'apice è l'eclissi, la prima eclissi, quello sicuramente sì. In Berserk, che esatto. È quello che... L'armatura del lupo, basta. No, ma l'armatura del lupo, guarda che è secondaria, perché l'eclissi che... Ancora oggi, sì, forse, secondo me, è una delle cose più belle mai scritte nella storia dei manga. L'armatura del lupo discesa e finiamo là. Ma, cioè, no, ma non è questione di discesa, qua è questione che tu devi ammazzare quel... No, ma ragazzi, ma non è...
Berserk io devo vedere come tu lo squarti a metà. Berserk inizia con la fine, perché Berserk esatto. Inizia con Gatsu che sta per, e quindi te, sai che lì ci devi arrivare e non ci siamo arrivati. Quindi, esattamente, è vero, perché già nel secondo, già nel primo o nel secondo che li incontra nel mondo? Nel primo volume, mi pare. Già nel primo volume? Nel primo volume ammazza il primo demone del, che c'è il castello, quello sì. Che diventa una specie di cobra gigante, eccetera, eccetera. Sì. E nel poi secondo incontra la mano di Dio in questo universo alternativo. Tipo sì. Quindi tu lì devi arrivarci. A parte dico, ripeto, nel 41 succede quella cosa e io non accetto che finisca in quella maniera, proprio non lo posso accettare. Sono assolutamente d'accordo. Come dice Cocciante, non lo posso accettare, non esiste proprio. Però se mi finisce così mi incazzo, non è mezzanotte, ma non è possibile. Però ammetto, do anche ragione all'estero, che anche a me mi sarebbe garbato tipo un manoscritto, cioè uno scritto con tutta la storia come doveva essere. No. Poi vabbè, poi giustamente hanno detto no, continuiamo la storia al disegno, allora ok, mi va bene, però se non me lo dicevi mi andava bene anche questa cosa qui, un manoscritto con tutta la storia come doveva essere e ci sta, con tutti gli omaggi. Però tu ti immagini che arriva il numero... Io penso che lo faranno. Te lo danno, lo sai quando? Appena finita la saga, ti prendono sto manoscritto e te lo vendono quanto tutta la serie di Berserk. Ah, bene, mi sta bene, mi sta bene, una cosa in più la prendo anche. Sì, ma ci mettiamo sul fuoco quello combo. Io ho preso pure l'agendina, quindi. Ah, l'ho trovata? Sul manoscritto ci sarà, guarda in su, guarda in giù, guarda a destra, a destra, poi... apri la pagina, scemo! Ecco, quindi sarà il manoscritto. Non importa, però non che il manoscritto, l'importante è che loro portino a termine il manga. Sì. Io devo vedere le tavole di come finisce lo scontro finale tra Griffith e Guts. Però tu pensi già, tu stai pensando in positivo, No, io sto pensando, cioè, quello è lo scontro finale, che poi ma non è detto che lo vinca. No, assolutamente. Assolutamente. Non è detto che Griffith muoia. No, Griffith deve morire col bastardo di merda. Capito qual è il problema? Che non è detto, cioè non è solo. No, lo so, conoscendo Berserk il fatto che lui muoia. Può essere tutt'altro. Quindi io la vedo così. Sono preparato. La vedo così, moriranno tutti e tre i personaggi, perché io sono per la morte di tutti e tre. Però la leggenda di Griffith come falco bianco ancora ci sarà, cioè sarà una cosa proprio per pochi di sapere la verità su no su so ragazzi piano. Il problema allora, è sicuramente che questa doppia identità di Griffith può aprire anche un finale strano, cioè magari veramente spero che non vadano a parare alla Nagayana. Cioè che tutto questo è amore tra i due, come Devilman e Satana. No, perché Griffith ha sempre detto che lui usava le persone per il suo turno appunto. E Gatsu sicuramente non prova amore per Griffith. Non penso che Griffith non considerava Guts neanche un amico di pari livello. Sì. Quindi... fino a quando non l'ha menato forte. Esatto. Fino a quando non l'ha menato forte. Vabbè, chiudiamo con Naruto, dai. Che dai, chiudiamo che Naruto. Abbiamo spaziato. E come sempre, allora, di Naruto, ecco qua, animazione. Nel film, quando poi viene presentato il figlio, Boruto, che ne pensate dello scontro finale quando si menano contro a questo qua della luna? Naruto... Sasuke e Boruto, e c'è proprio quello scontro epico. Non l'ho visto. L'ho visto, ma non me lo ricordo. Ripeto, quel film tutto, non mi ha... il combattimento l'ho visto. Beh, l'animazione, almeno da quello che mi ricordo, perché ripeto, l'ho visto solo poco. Non mi sembra malvagia lì, anche proprio come combattimento.
però senti, avrei preferito qualcos'altro, ecco, almeno da quello che mi ricordo sinceramente. Ma invece tornando a Madara, super mega power inconcepibile. No, ho detto il finale, beh, in due non riuscivano a menarlo, eh. Sì, sì. No, il problema non è che i power up finali 200. Ma no, prima dei due ci sono, c'è l'esercito, ragazzi, che è veramente l'esercito non conta un cazzo perché alla fine sono tutti scappati. Lo so che non conta un cazzo, però là ci sono pure in mezzo Kazekage, eccetera, eccetera, che prova a menarlo. Che, Madara da solo, senza diventare il tipo delle sei vie bianco. Sì, 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 sì. I cinque Kage li fa, li squarta a metà tutti, eh. Meno tutti. Perché sono i Kage dovrebbero essere quelli più forti, no? Esageratamente più forte, cioè non capisco perché hanno, ok che dico il ninja leggendario, bla 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 bla, però dico, ma così esageratamente forte da non prendere neanche un kunai di Striscio che gli taglia un capello, cioè niente, non prende una botta non la prende e poi muore come un mongolo. Questi sono i misteri, tipo non ha preso una botta per tutta la niente, guerra, non prende un colpo e muore e dopo muore così, tipo Gemini che si appoggia allo scettro, sì, bravo. No ragazzi, tipo, ecco, per tornare sempre a quel capolavoro di Demon Slayer dove c'è Muzan che è il capo dei demoni assoluto, questo qua troppo forte, e viene menato dall'inizio dello scontro fino alla fine. Beh, però lì non è sbagliato, nel senso che lì gli menano tutti continuamente perché non gli devono dare il tempo di rigenerarsi. Sì, ho capito, ma cazzo, ma questo qua è il demone supremo, il più forte, il più cattivo di tutti. Uno lo devi menare. Final Fantasy, cioè ci sono boss dappertutto che sono più forti e il boss finale è sempre una pippa. Ma perché ti devono far vedere il finale solo per questo? Se no non vale. Se no ultimo weapon, lo dico, poi il problema è quella, te la devi andare a cercare, non è The obbligatorio Richter. Per me rimane quello là, piuttosto rimane sempre The Richter di Final Fantasy 10. Nel decimo, sì. Ah, a proposito, è uscita la demo, ragazzi, del 16. Ho giocato oggi. Non gioco di Serie B. Guarda che non è l'Inter. Ehi, sono ancora in lutto, smettila, eh. A Palermo pochi d'artificio. Sì, siete scandalosi. Vabbè, il presidente del City è presidente del Palermo, quindi. Ah, vabbè, vedo che se l'è comprato. Se l'è comprato. Quindi c'è un gemellaggio. Bravi, sì. Bravi. Andate a giocare a Final Fantasy, va? Bello. Ovviamente ne è uscito un altro grazioso, questo è un Souls-like, già la demo ha fatto il giro. Lies of P è veramente veramente carino, ma non l'avevo detto, doveva essere un action alla Devil May Cry, poi ha vinto la parte, diciamo, del marketing ed è stato trasformato in un Souls-like. Infatti è un po' easy come Souls-like perché era stato pensato per essere un altro tipo di gioco, però merita tantissimo. Assolutamente sì, bellissime le ambientazioni, anche giochi, eh. Tanto se non escono su PS4 non ci gioco, quindi no, anche mi sembra che ci sia per PS4 Lies of P, perché io non passerò mai alla 5, non mi farò mai corrompere. Queste furono le ultime parole famose, e poi domani mattina Cristian sta alla GameStop. Ma c'è dietro la schiena, però non lo può fare vedere. No. Tipo, si vede spuntare la scatolina da qua. Ascoltate, allora, è uscito Dead Space per la 5 e non l'ho comprato. E io adoro Dead Space. Guarda, non ti sei perso niente. Te lo posso garantire, una delusione in confronto al ricordo bello che abbiamo di Dead Space, è stata una delusione. Ecco, vedi, poi esce Metal Gear 3.
Ah, e là diciamo che lo chiamiamo Metal Gear 3, ma è come quando si dava la scappolata dietro al ragazzino quando diceva: Vabbè, ripetiamo l'anno e speriamo che viene bene. E là ci sta un lavoro dietro che non mi convince Però più di io ho tanto. visto il trailer e ho riacceso la PlayStation 3, vi dico solo questo. Ma ecco, perché quello è un bel ricordo. Ah, Questo dobbiamo Cristian, vedere che cosa aspetta un ne esce. annetto e poi ne parliamo, dai. Eh sì, tra un paio d'anni, quando No, 200 euro la uno trovo. a 100 euro. Il 200. pad ci rompe. Poi hanno annunciato Mortal Kombat 1. No, non mi interessa. Là è Ma tanta che roba. cazzo dici? Non mi Sì. interessa. Tu sarai uno di quelli che gioca Street Fighter. No, neanche Esci. Tekken, poi li ho mollati tutti questi, perché comunque Ci sto facendo a me più dire Mortal invece anche Kombat Street 1 Fighter va 6. Lo preso dicono che è bello, anche se è perché solo online. è una cosa Cosa? spettacolare per l'idea che hanno avuto. Cioè, quella è una presa per il culo di chi non ha creduto nel progetto originale di Mortal Kombat. Sappiate che se fate il pre-order avete la skin Di di Sean Van Connery. Damme per Luke Cage, dove Van Damme, quando gli fu chiesto di partecipare al gioco, Al disse: primo Voi disse di siete. no. I giochi sono per i bambini. Non, Di io non le Luke, faccio aspetta, di queste Luke cose. Cage. Johnny Cage. Sì, Johnny Johnny Cage. Cage, ma mi sono confuso col Luke manga. Cage è Marvel. È un po' più scuro di pelle. Sì, è un po' più È un po' più abbronzato, nero. come avrebbe detto un recente, un personaggio morto, era più abbronzato. Sì. Vabbè, diciamo Il che è il presidente fratello di Jax, dell'America gli ha è il detto che era fratello di Jax, abbronzato. Luke Cage. Allora, ragazzi, io direi che per Naruto possiamo chiudere qua. Sì, 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 dai. sì. Sì. Poi noi in privato facciamo altre due chiacchiere. Un saluto a tutti, ricordiamo sempre che abbiamo fatto la pagina nuova, c'è YouTube Iscrivetevi. dove Mauro carica tutti i video, Per chi non ha seguito. le rubriche verranno caricate sia sul gruppo che sulla pagina. E quindi mettete like, facciamo crescere la pagina, che poi terremo il gruppo per voi, in modo che potete continuare a postare i vostri acquisti, le discussioni e quant'altro. E poi le rubriche verranno spostate tutte sulla pagina. Arrivati ai primi Ricordiamo. 100 like sulla pagina, ragazzi, vi darò il numero di Cristian. Esatto. Chiamatemi la notte, specialmente dalle 3 alle 4. La moglie Impennate sarà i like. contentissima. E Che lo sfratta. niente, buonanotte a tutti. Buonanotte, ragazzi. Ciao, buonanotte. Buonanotte.